Queste sono le ASICS Metaspeed Sky Plus e rappresentano una delle più grandi innovazioni in casa giapponese per chi volesse competere le gare dalle 5 km fino alla maratona. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. È una delle scarpe che ho testato di più perché l'ho avuta a disposizione per 6 mesi, partendo dall'introduzione a Malaga ad aprile 2022. Ho già fatto un video con Pietro Riva, con Filippo Pavesi, nel quale racconto tutto quello che gira intorno a questa scarpa. Comunque stiamo parlando di una scarpa di 205 grammi, drop 5, 39 mm nel tallone, 34 mm nell'avampiede. Utilizza un'intersuola in Flight Foam Turbo che consente un rimbalzo davvero eccellente, soprattutto per chi ha la capacità di spingere questa scarpa. Io sono davvero affezionato a questa scarpa, che tra l'altro mi è stata fornita da ASICS durante i test alla 5 km di Malaga. L'ho utilizzata alla mezza maratona di Pisa qualche settimana fa e chissà se non la utilizzerò anche ad una maratona. Ho visto qualche giorno fa la mia amica Francesca alla pista di Gavirate e con Francesca vi raccontiamo a chi sono adatte queste scarpe. È una scarpa che aspettavo con ansia di poter testare, ho trovato un'occasione, sono felicissima di averle provate. Sono stata piacevolmente sorpresa, scarpa davvero molto particolare, molto divertente. A chi sono adatte secondo te queste scarpe? Direi appoggio neutro, non sono sicura di quanto siano stabili, potrebbero non esserlo moltissimo. Sicuramente utilizzo privilegiato di chi utilizza mesopiede e avampiede, perché in automatico porta a correre in avanti. Ma è una sensazione totalmente naturale, porta proprio a una corsa fluida con poco o pochissimo appoggio di tallone, solo quando è necessario, ma piacevole anche a ritmi bassi, perché a ritmi alti divertente, spinge bene, va molto forte, a ritmi bassi rimane comunque piacevole e fluida e si continua a correre con il mesopiede in modo naturale. Per quali distanze le utilizzeresti? Vista la quantità di schiuma sotto l'avampiede, potrei dire che privilegierei le distanze lunghe effettivamente con queste, non perché manchi eccessivamente stabilità, non sono scarpe instabili, però sono scarpe molto voluminose sotto l'avampiede che rendono probabilmente meno confortevoli i cambi di direzione. A livello di ritmi, a che ritmi le utilizzeresti? Sono scarpe pensate per la velocità, sono scarpe effettivamente molto veloci. Devo dire che anche sui lenti hanno dato un'ottima risposta. Privilegerei naturalmente i ritmi da gara e i ritmi da ripetute veloci, lunghe possibilmente, perché secondo me su una distanza maggiore questa scarpa risulta davvero molto comoda e molto efficiente. Ritmi lenti piacevoli, si continua a sentire un effetto bouncy, un effetto rimbalzo, questo si sente bene. A livello di tomaia come l'hai viste? Tomaia splendida, tomaia davvero molto molto piacevolmente sorpresa, morbida, traspirante, leggermente trasparente, anche se il colore non lo fa notare, ma si vede anche un po', se metto una mano dentro si vedono le dita, bene anche in giorni bagnati, in giorni di pioggia, perché prende l'acqua, non si impregna più di tanto, è una plastica, ma una plastica sottile, abbastanza morbida, avvolgente. E un'ottima linguetta racing, sottile, con lacci, bagrip, ricalcano quelli delle Vapore e delle Alpha Fly, ammesso che li abbiano ricalcati da loro, magari no, però sono fatti nello stesso modo con la zigrinatura, si allacciano bene, non si slacciano e non si sentono, nonostante la linguetta sia molto sottile, molto leggera. Come hai visto invece il tallone, secondo te queste scarpe sono stabili? Il tallone morbido ha forse un minimo di rinforzo, ma è davvero minimale. D'altra parte non sono fatte per chi corre di tallone, quindi se si usa il tallone probabilmente un po' di instabilità qui c'è. Sono pensate per correre in avanti e per usare poco questa parte, perché effettivamente appoggiando dietro, se c'è un minimo di pronazione, qui non c'è riparo. Invece a livello di intersuola, come l'hai vista, secondo te è una scarpa morbida, sicuramente molto reattiva, o invece più, tra virgolette, dura? Sto ancora cercando di capire se effettivamente questa intersuola è morbida o dura. Ho sentito anche opinioni diverse. Io l'ho trovata morbida, non morbidissima. L'ho trovata abbastanza morbida e bouncy, rimbalzante, una schiuma che si comprime anche con un peso non eccessivo ed è una schiuma che restituisce bene l'energia
ed è una schiuma relativamente morbida. La piastra ho visto che è stata messa in una posizione più elevata rispetto al modello precedente, questo doveva renderla un po' più rigida. Io non ho avuto la fortuna di provare il modello precedente, ma devo dire che queste a me non hanno dato un effetto, una sensazione di durezza, una sensazione personale poi, però mi hanno dato una sensazione di fluidità e di morbidezza. Invece a livello di battistrada c'erano nei mesi scorsi alcune speculazioni sul fatto che fosse non particolarmente con una grande trazione, in realtà secondo me sì. Cosa ne pensi? La prima volta che le ho provate stavo prendendo il telefono, perché ho una pessima abitudine, cui il mio allenatore cerca di correggermi, di utilizzare il telefono quando corro, per scrivere un messaggio dicendo quanto grippano queste scarpe. Le ho provate su asfalto bagnato perché pioveva il primo giorno in cui sono uscita, un grip pazzesco. Nonostante il battistrada abbia un'intagliatura particolare che non sembra particolarmente grippante effettivamente, poi alla fine devo dire che sono state proprio incollate all'asfalto bagnato. Sulle foglie non hanno decisamente dato il meglio, perché sulle foglie scivolavano via, che era una meraviglia, ma sull'asfalto sono rimasta piacevolmente sorpresa. Invece a livello di durata, secondo te qual è la durata di questa scarpa? Beh, dipenderà poi anche dalla durata della piastra in carbonio, per sempre questo tipo di calzature. La gomma è tanta ed è coperta tutta la superficie di appoggio, penso che possano durare dai 400 in su. Chiaramente perdendo un pochino dell'effetto di spinta della piastra man mano che si comprimerà e che verranno utilizzate. Questo è come sempre inevitabile, però mi sembra una durata che mi sembra possano avere una durata superiore a parità di performance sulla stessa categoria. Secondo te, Francesca, qual è il difetto principale di questa scarpa? Faccio davvero molta fatica a trovare difetti. Finora non ne ho trovati. Potrebbe avere dei difetti per chi vorrebbe utilizzare il tallone o è più abituato a un appoggio centrale, perché il tallone manca, nel senso che mentre si sta correndo la scarpa ti porta a correre naturalmente di avampiede e a utilizzare molto poco il tallone. Se siete abituati a scendere di tallone, non so come vi potreste trovare, probabilmente non proprio bene, non è la scarpa per voi in questo caso. A livello di calzata, Francesca, stesso numero o mezzo numero in più? Sono andata a leggere molte opinioni prima di acquistarle, perché avendo un piede un po' stretto volevo capire com'era la calzata. Appena le ho indossate ho azzardato lo stesso numero. Dico azzardato perché veramente temevo che fosse troppo grande, troppo largo, avendo letto un po' di opinioni che qualcuno diceva per me sono troppo strette, qualcuno diceva hanno allargato dalla prima versione, sono troppo larghe. Io ho calzato lo stesso numero preciso che uso di altri marchi, di Vaporfly per capirci, sono perfette, per me sono risultate davvero perfette e io con piede stretto non le ho trovate larghe. Utilizzo un paio di calze spesse, non uso calze sottili, però devo dire le ho trovate proprio calzanti, calzate alla perfezione. Tu stai tenendo in mano la versione maschile, secondo te ai piedi hai quella femminile, c'è una differenza tra i due modelli? ASICS non ha fatto la versione femminile, quindi è un modello unisex, cambia semplicemente la numerazione. Poi rimane sempre il dubbio, e questo vorrei davvero riuscire a capirlo, sul fatto che è molto difficile probabilmente trovare un uomo che calzi il 38, quindi vorrei capire se magari andando verso numerazioni inferiori e inizino a modificare anche la calzata. In conclusione, Francesca, chi raccomandi queste scarpe e le promuovi oppure no? Penso possano andare verso una promozione a pieni voti. Spero che sia così effettivamente, che siano le mie nuove scarpe da gara. Le consiglierei a podisti non eccessivamente pesanti, si utilizza sempre la soglia dei 75-80 kg. Penso che siano per podisti leggeri, per podisti tendenzialmente neutri, perché qui l'appoggio penso debba essere neutro, proprio perché questa schiuma è abbastanza morbida e potrebbe non sostenere adeguatamente un pronatore. Magari una pronazione lieve, ma la morbidezza di questa schiuma non la vedrei bene su chi ha difetti di appoggio. Scarpa pensata da ASICS per gare e competizioni, addirittura esclusivamente per questo. Se dipendesse dal prezzo direi sì, effettivamente usatele solo per quello. Se invece la considerate anche una scarpa magari da utilizzare dopo i primi chilometri fatti effettivamente in gara, penso che potreste utilizzarla anche in allenamento con davvero ottimi riscontri anche dal punto di vista proprio della comodità.
Va bene, grazie Francesca, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, adesso facciamoci un bel medio qui in pista a Gavirate, è il momento più bello della giornata. È davvero una giornata meravigliosa. Ciao a tutti, buone corse a tutti.